Buongiorno ragazzi e ragazze, benvenuti in un nuovissimo video. Mi vedo sempre con dei capelli sconvolti, ma ahimè, dopo devo andarmi a sistemare i capelli che la mamma dopo mi passa la piastra. Comunque, da me è il mio alberello come sfondo. Che volevo dire? Ah sì, oggi girerò un una svuota alla spesa. Sono stata all'Eurospin stamattina, al giorno libero, me la sono presa con calma perché per andare all'Eurospin non è lontano da casa mia, ma comunque per girare, fare la fila, per pagare, insomma mi ci vuole un'oretta. Mentre anche se vado a fare una spesa, diciamo, abbondante alla Coop, avendo il salvatempo, riesco anche a fare una super mega spesa in 40 minuti. So dove andare, so cosa prendere. E tutto quanto. Oltretutto sono andata all'Eurospin perché c'erano delle cosine di Harry Potter che ovviamente sono già terminate. Sono questa promo, insomma, erano nel volantino ieri, c'erano dei cuscini di Harry Potter molto carini, i pigiamini, che Samuele era in fissa con Harry Potter e non ho trovato una cippalippa. Però vabbè, iniziamo subito. Non ho fatto una super mega spesa abbondante, perché comunque settimana prossima partiamo per Napoli per le vacanze di Natale, 4 giorni. E comunque anche martedì e questa domenica abbiamo una cena, 2 cene fuori, quindi insomma siamo un po' impegnati sotto queste feste. E quindi più che altro ho preso anche qualcosa da poter congelare per il nostro ritorno dalle vacanze, perché perlomeno, cioè col fatto che tornati dalle vacanze, lavoro tutto il giorno, almeno qualcosa nel congelatore ce l'ho. Allora, un moscino nuovo che mi serviva. Poi, il mio fidanzato ama la trippa, io non la so cucinare, non mi piace. Ho trovato, allora spinno questa cosa così, trippa al sugo, quindi già pronta, della serie da aprire, mettere nel pentolino e riscaldare. Non so come sia, gliela farò assaggiare. Poi vi saprò dire perché io, oh, dove no, mi dispiace, non riesco. Poi, pomodorini secchi, tarallini per qualche aperitivo in casa. Spinaci per l'appunto da congelare, patate al rosmarino, queste penso di farle stasera con, dopo vi faccio vedere, vabbè, del semplicissimo colluttorio. Poi ho preso della pasta, questa qui della, questa linea di bronzo che Mulini mi piace. Quella con la confezione blu no, quella lì non mi piace per niente, questa qui invece sì. Insalata in busta, veniva 79 centesimi, questa qua, quindi non male per essere insalata in busta. Poi bicarbonato di sodio, delle banane. Questi hamburgerini che sono di pollo, esatto, che comunque posso congelare tranquillamente. Ora vediamo un po' cosa congelo e cosa non. Poi mi servivano questi 7 di panni microfibra, che con questi qui della linea di Eurospin mi ci trovo veramente da Dio. Quindi quelle rare volte che vado da Eurospin li prendo e poi insomma mi servivano. Una novità bomba che voglio provare domattina sicuramente a colazione sono questi pancake pronti da scaldare. Tostapane, microonde, forno, non lo so, vediamo. Non vedo l'ora. Poi ho preso del salmone affumicato. Poi ho preso, vabbè, semplicissimo petto di pollo. Ecco, stasera un po' abbondante forse per 2 persone. Semmai lo divido e una parte la congelo, penso proprio di sì, perché è enorme. Questo bon roll ha lo speck e quindi pensavo di farlo stasera con le patate.
anche se è venerdì stasera non usciamo, penso, perché a parte il freddo, sto invecchiando. E poi domattina lavoro, cioè lavoriamo entrambi, sia io e il mio compagno, e ci rilassiamo un po', che Samuele stasera è dal suo babbo. Poi uno spazzolino, altri pomodori secchi. Ah, questa qui ragazzi, questi qui sono la svolta. Le calze, queste 20 denari che io uso in inverno, mi si rompe un paio di calze praticamente alla settimana. Perché questi, cioè, le calze quelle molto coprenti a me non piacciono per niente. Poi magari da sotto un vestitino, insomma, quando mi devo vestire un po' più caruccia mi piacciono, cioè quelle coprenti proprio se mi fa freddo e magari le posso mettere per andare al lavoro, ecco. E preferisco queste qua e io le compro sempre solo ed esclusivamente da Eurospin perché con 1,40 euro ne prendo due paia. Questa lì, insomma, vicino alle case ci sono tutte queste calze, ce ne sono di mille tipi. Queste sono quelle più convenienti, sono quelle oltretutto che uso io e che mi piacciono. Ma ci sono anche color carne. A me, vabbè, color carne, cioè io non le metto. Poi ci sono magari quelle che costano, quelle un pochino più costose. Però ecco, sono veramente veramente buone e ne ho presi due pacchettini. L'anno scorso con due pacchettini ci ho fatto tutto l'anno. Quindi ottimo, costano 1,40 euro, sì, due paia di calze. Poi ho preso due denti, se avete capito, capitemi. Poi ho preso questi due dentifrici, non l'avevo mai provato. Uno alito fresco e uno pulizia profonda della White Fresh. Poi arrosto di pollo e arrosto di tacchino. Altro petto di pollo, che anche questo sempre posso congelare. E poi la lonza, che anche questa posso congelare. Anche se la consumo a metà settimana, insomma, la congelo tranquillamente. Poi mi sono presa un cornetto che nella parte della panetteria dell'Eurospin è una cosa paradisiaca. E me lo pappo appena finisco di girare questo video. Come vi dicevo, altre calze, buste, poi bagnoschiuma al talco della Nerlo. Devo appoggiare la roba. Oddio, l'ho aperto. Che buono. Un altro bagnoschiuma, questo rilassante. Vedete se mi rilasso un pochettino. Se non l'avete provato, ve li straconsiglio questi profumatori, insomma, per bucate e pavimenti della Dexal. Vaniglia. All'Eurospin qualche mese fa ne avevo trovato sempre di questi boccettini così, un'altra linea con un profumo che non vi dico, era tipo al talco e non lo ritrovo più. E infatti mi sono conservata la boccettina perché andrò sicuramente a cercarla da qualche parte, perché come quella, regà. Un'altra busta di insalata della Polpafine, qua che un po' non mi vedete più. E ho anche altre due buste, pisellini e carotine per un contorno veloce. Poi, oddio, ragazzi, ho un mal di schiena tremendo. Poi, questo sapone alla fragola e ciliegia, che è rosa, che la mia nipotina ama il rosa e la fragola, e l'ho preso per lei. Le volte l'avevo preso tempo fa, sempre da Eurospin, cioè, lo stesso, e gli piaceva veramente tanto, quindi l'ho ripreso. Poi ho preso queste spugnette, quelle classiche per piatti e bagni. Poi ho preso fagioli in scatola, cioè, da appoggiare la roba. Poi sempre della linea della pasta tremoli in bronzo ho preso queste lingine. Poi ho preso piselli, magari se non vedi, se mi sposto è meglio, lenticchie,
altri piselli, un altro dentifricio, sì, perché rimango sempre a secco, sbiancante antimacchia, sempre in questa linea, vediamo come mangiano i termini. Poi, mi sono seduta su una busta della spesa. Oddio che mal di schiena. Non ho trovato niente di Harry Potter, ma paradossalmente ho trovato un maglioncino natalizio per Samuele. E gliel'ho voluto prendere perché quest'anno non gli ho comprato niente. Penso che gli piacerà. Cioè, mi piace. Peccato che non mi stia a me. Taglia 8-9 anni, Christmas time. Molto bellino, con il pupazzo di neve con scritto Happy Christmas. Della mia taglia non c'era, se no lo prendevo anche io. Vi facevamo i gemellini. Però dato che comunque il 24 dicembre, che è la vigilia, gli metterò per l'appunto questo maglioncino, è anche il mio compleanno, devo trovare comunque, voglio trovare un vestito verde bottiglie da mettere per la vigilia di Natale. Questo ora lo metto subito a lavare, perché sennò per la settimana prossima non è pronto. Poi, vabbè, ho preso dei vari calendari e questo dei plan con delle ricette. Calendario che è uguale, identico, spiccicato a quello Boeing dell'anno scorso, che mi fanno comodo, li ho presi perché non so se riuscirò a trovare il calendario che dico io, che sono quelli della Coop. Però l'anno scorso non sono riuscita a farlo, quindi l'ho preso per sicurezza, ne ho preso uno in più anche per il negozio. Anche se in teoria mi dovrebbero arrivare proprio i calendari con il marchio del negozio dove lavoro. Però nel dubbio ne ho presi tre, alle brutte del riciclo in family. Poi ho preso una morbidente, gardenia nera, questi qua della Dexal, quelli concentrati. Vediamo la profumazione, non vorrei far danno. Buono, buono, buono. Io poi solitamente quando devo scegliere dei prodotti tipo questi, che ci sono varie fragranze che non ho mai provato, solitamente guardo quante cose ci sono nello scaffale, ovvero se magari ci sono 3 di questi, 4 alla vaniglia e 10 al talco, mi viene da pensare che quello al talco non se lo ciulla nessuno, se magari non ho provato nessuno dei 3 prodotti, ecco. E quindi prendo quello che è in minoranza. E infatti ho fatto così per questo ammorbidente e devo dire che non è male. E poi era scontato, l'ho preso così. Non so, su questo sono molto scettica, perché l'ho pagato relativamente poco, 1,15 euro. Che è il detersivo per la lavatrice e va sia a mano che a lavatrice. Sa di Marzia perché è un classico semplicissimo detersivo al sapone di Marsiglia. Se è buono per 1,15 euro è top, cioè ne vado a prendere altri, ne faccio scorta. E quindi niente, questo è stato tutto, ora metto a posto la spesa e mi aspetta una giornata, una mattinata super caotica. Notare che muso, notare che ancora qui c'è il casino, vabbè, quella è roba pulita, però perché sto riorganizzando tutta la cucina, perché ha visto vecchi video, sa benissimo che qui c'era tipo un ripostiglio e ora lo adibito a dispensa e quindi sto sbutolando praticamente tutti i mobili. Questo intanto già l'ho pulito ieri, l'ho fatto ieri, perché se no non ce l'avrei mai fatta stamattina. E infatti qui, che era sempre un mobile caotico, che era scomodissimo perché angolare, ho messo tutte queste cose buone di vetro che non sapevo mai dove metterle, che avevo in questo vecchio mobile della parete attrezzata che avevo lasciato qui, insomma un casino. E ora lo sto svuotando perché lo vorrei cavare e ora pian piano riuscirò a sistemare al meglio la cucina. Quindi ora vi mando un grosso bacio e mi metto al lavoro.